percorso di questa sera si arricchisce grazie alla presenza qualificata del professore, che è sacerdote della Diocesi di Firenze, attualmente parroco di San Romolo in Vivigliano. Il professor Mazzinghi ha condotto i suoi studi di licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. Prima di conseguire il titolo di dottorato presso lo stesso istituto, ha vissuto un anno presso le Holy Trinity a Gerusalemme nel 1988. Dal 2016 è professore ordinario presso la Pontificia Università Gregoriana, dove offre il suo apporto per la formazione in campo biblico. La sua affermata competenza è stata richiesta anche per la revisione dei testi dell'Antico Testamento della Nuova Bibbia Gei. Fino al 2018 ha prestato servizio come presidente dell'Associazione Biblica Italiana, mentre dal 2021 è presidente della Società Biblica Ecumenica in Italia. Ha all'attivo diverse pubblicazioni, alcune delle quali costituiscono oggetto di studio degli allievi dei nostri istituti diocesani. Tra le numerose, mi limito a ricordare la cura della traduzione del Commento del Cantico, pubblicata per l'editrice San Paolo nel 2011. A tutti voi auguri di buon ascolto. Continuiamo insieme il nostro percorso alla scoperta del Cantico dei Cantici. Il brano di questa sera ci permette di riflettere sull'ascolto. Nonostante nel nostro tempo ci sia un primato dell'occhio, della visione, dell'immagine, la rivelazione ha privilegiato un dito rispetto alla vista. Dio incontra l'uomo e gli si manifesta specialmente attraverso la parola. Se Dio è l'invisibile, l'uomo può udirne la parola. Per la Bibbia, il vero credente è la persona che si apre all'ascolto, accoglie questa parola e risponde all'invito di Dio Padre. Facciamo ora l'esperienza insieme di come l'ascolto della parola non solo ci doni la grazia di ascoltare Dio, ma ci permetta di riempire di senso e di parole autentiche tutto ciò che nella vita è vuoto e sterile, rendendoci anche capaci di ascoltare realmente il nostro prossimo. Thank you.
Figlio e dello Spirito Santo. Dio Padre di infinita misericordia, che non ha la parola aprendo i nostri cuori e le nostre menti per riceverla, sia con tutti voi. Protagonista, è un testo molto al femminile, il Cantico dei Cantici.
Abbiamo ascoltato oggi due canti della Lata, due canti diversi, uno ambientato in campagna, molto primaverile, l'altro ambientato in città, un pochino più drammatico, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Uno di giorno, l'altro di notte. Tenete conto che stiamo leggendo una poesia, quindi non dobbiamo cercare la logica, sono d'accordo, non c'è una logica storica, razionale, c'è la logica dell'amore che procede per ondate, per immagini, per simboli e che non ha bisogno di altre giustificazioni. Veniamo alla prima parte di questo canto della Lata, che è molto bella, molto primaverile, dicevo. Quando commentavo questo testo, per le prime volte mi veniva in mente che forse come sottofondo musicale ci stava molto bene la primavera del Vivaldi, per esempio, quella musica appunto primaverile che si presta benissimo a fare da sfondo a tempo d'inverno passato. Ed è un canto questo che rispecchia bene anche il titolo che è stato dato. Questo incontro, a parte la mia fotografia, che sto cercando di trovare un senso per uscire dalla desolazione, non è la mia fotografia evidentemente, ma è il testo, spero bene, ma è il testo del Cantico dei Cantici, cioè riscoprire questo amore nella sua freschezza, nella sua visione primaverile. Tutto parte da una voce, ecco perché mi è stato detto che in questi incontri vengono sottolineati vari sensi del corpo umano. Oggi l'udito cade bene perché il testo inizia proprio con lei che sente una voce. Un rumore si potrebbe anche tradurre, il testo è ambivalente in ebraico, è la voce della nota del diletto. Quando l'amata sente la voce dell'amato, tutto cambia. E questa voce dà il tono tutta la strofa che coinvolge l'udito ma anche la vista. Dunque, il letto parla, ma prima di parlare viene, e viene rappresentato come una gazzella o un cucciolo di cervo. La gazzella, animale veloce, che corre per i monti, per le colline, e il cervo, se fossimo ancora bambini come sono stato io, si dovrebbe pensare a Bambi, alla tenerezza di un piccolo cerbiatto che già di per sé ispira questo tipo di sensazione. Il diletto dunque è paragonato a due degli animali più noti dell'ambiente palestinese del tempo, balza e giù sui monti e sui colli, dunque udito e vista. E questo movimento subito lo cambia. Il diletto sembra un animale, ma adesso è dietro il nostro muro. Quale muro? Probabilmente siamo nelle case del tempo, è il muro che separava la parte delle donne dalla parte degli uomini. Ecco perché lui stia attraverso le grate. Non è un guardone, è uno che vuole scorgere l'amata che è dalla parte delle donne. Le donne stanno chiuse da un'altra parte, ma questa donna è diversa dalle altre, vuole farsi vedere, non vuole nascondersi, non vuole chiudersi dietro una grata. Quando arriverete alla fine del cantico scoprirete che i fratelli di lei dicono di chiudere con la porta a doppia mandata. Lei dice no, no, perché ho trovato la mia pace in lui. Pensate, se questo testo è stato scritto, come sembra, 3 secoli prima di Cristo, 2300 anni fa, è una donna che era un pezzo avanti rispetto anche a molte donne ben più moderne di questa. Il diletto dunque sta dietro a questa finestra, scruta, spia e poi alla fine parla, parla. Tutta questa scena rappresenta, se una memoria critica, un'altra scena molto più negativa. Nel libro dei Proverbi, capitolo 7, c'è una scena al contrario. C'è il padre che sta alla finestra e spia il giovane, probabilmente il figlio,
che sta camminando tranquillamente per la strada e incontra una donna adultera, la quale con mille monete lo invita a fare l'amore con lui. Questa è sposata, mio marito non c'è, viene, andiamo, e lui ci casca come un animale preso in capo. Questa scena è l'esatto contrario, è lui che cerca lei, ma perché l'ama. Non c'è più un'atmosfera negativa, un amore da evitare, una relazione da cui stare lontani e diverso. Il cantico dei cantici dà un messaggio contrario a quello dei saggi che hanno scritto i proverbi, dove dicevano attenti ragazzi al sesso. Il cantico ti dice invece guarda che è una cosa bella, cerca di vivere con il modo giusto. E così inizia questa scena in cui lei fa parlare lui. Quello che lui dice, che abbiamo sentito prima con la voce al maschile, è lei che lo riporta, è lei che sente questa voce. Sullo sfondo di una natura che si sveglia. Lui la chiama subito con due termini che nel cantico ritornano continuamente: amica mia, mia bella. Amica mia perché l'amore coinvolge tutte le dimensioni della relazione umana, compresa l'amicizia. E poi mia bella, qui una parola ci sta bene. Quando andrete avanti scoprirete che lui due volte canta il corpo di lei. La descrive non dalla testa di lei, ma dalla testa con tutte le parti del corpo di una donna. Sono quei testi che davano fastidio agli interpreti antichi e, come abbiamo detto di sicuro, la Divina Magica, che so cosa dice, questi venivano allegorizzati in modo tale che andavano per noi. Il tuo corpo è una corte d'amore, tu mi segugna. Ora pronobis, devi venire laureata. Anche no, per favore, a meno che Maria non fosse bella davvero così, però non lo sappiamo. Qui si parla della bellezza fisica della donna reale, che presuppone uno sguardo reale su una donna reale, anche lui è bello, ma attenzione, tu sei bella non perché tu sia la più bella di tutte, altrimenti il cantico diventerebbe banale, diventerebbe un testo erotico tra i tanti, un testo da copertina di rivista di terza categoria, e quelle che non sono belle così che fanno? Si sparano? Qualche volta dei matrimoni mi dice, ma come ha fatto a prendere quello? E lui, come ha fatto a prendere quello? Perché a 30 anni ha perso tutti i capelli, ha la pancetta, e come fai a dire che è bello? Non hanno capito un accidente di nulla di valore, quelli che fanno questi commenti. Lei è bella perché lui la ama. E potremmo dire, se volete, uno slogan, amare l'altro e dire all'altro quanto sei bello per me. Tu sei bello perché io ti amo. Potrebbero esserci 10.000 donne più belle di te, ma non sono così belle, perché io amo te. E così lui dice mia bella, perché è quella donna che amo. Questo è un messaggio che è molto importante. Anche questo termine che dice due volte, è il fa. Ora, qui viene fuori il professore, il testo è stato scritto in ebraico. Questa frase è fa, risparmio nel taglio della grammatica perché sono disparate in un contesto specialmente diverso di vita, nella Bibbia compare solo in due altre occasioni. In Genesi 12 e in Genesi 22 a proposito di Abramo. Quando Dio dice ad Abramo e fa, vattene dalla tua terra, vattene tutto in italiano, sembra quasi di dire levati di torto, e fa, alla lettera va per te. Il testo ebraico presuppone un nativo, va per te. E poi l'altro testo, quello del sacrificio di Isacco, quando Dio dice ad Abramo vai sul monte Moria, che va a offrire il sacrificio. Dunque, va per te, va perché è bene per te, va perché ti conviene andare. Questa frase non è banale, è la stessa che Dio dice ad Abramo. Qui è l'uomo che lo dice alla sua amata. Dunque l'avventura dell'amore è descritta con le stesse parole con cui è descritto il viaggio che avevamo prodotto da Dio. Solo che
La donna non deve andare verso il monte Moria o verso la terra di Israele, deve andare verso il Sinai, come dire la mia terra promessa sei tu. È un testo straordinario, che è tutto un ricavo di citazioni bibliche. La mia terra promessa sei tu, il tuo corpo, la tua persona, la tua bellezza. Ovvero Dio mi chiama ad andare da te, vattene perché è bene che tu vada. Ripeto lo stesso linguaggio di Abramo, lo troveremo poi anche altrove, anche in questo testo. Poi inizia questa descrizione straordinaria della natura di fiore. Il testo è ambientato tra marzo e aprile, quando in Israele la natura è nel suo pieno ricordo, che c'è stato lo sabato, un paese deserto, tutto sommato lì, davvero vedi fiorire anche il deserto, e senti la tortora che canta nella nostra campagna, il fico che fa spuntare i suoi primi germogli, le viti in fiore. Su questo sfondo primaverile si svolge l'amore di Dio. Ora attenzione a un dettaglio, se non vi è stato già detto ve lo dico io. Lo sfondo dunque la natura, ma noi la chiamiamo natura, ma la Bibbia non la chiama natura, la chiama creazione. Dunque lo sfondo è quello della creazione di fiore. Allora capiamo perché lei è bella e lui è bello, perché è un riflesso della bellezza del creato. Dunque la bellezza dell'uomo e della donna è un riflesso dell'opera del creatore. Per questo lo sfondo è quello della natura. Non è semplicemente uno sfondo idilliaco come le bucoliche di Virgilio che si imparava a scuola. È uno sfondo più profondo. C'è dietro l'idea di creazione. Ricordate che in Genesi 1, il ritornello è Dio vide che era cosa buona, traduco nelle nostre Bibbie. Ma se voi leggeste la Bibbia in greco, trovereste che era cosa bella, perché il termine ebraico buono significa anche bello. E dunque Dio vide che era cosa buona e bella. La creazione buona è anche bella. E la bellezza è un riflesso della bellezza del creatore. Ecco perché questo sfondo della natura. Ma c'è un altro sfondo, la nostra terra. La nostra terra, per il ebreo, non è una terra qualunque, è la terra promessa. Già per noi, se io dico la mia terra, la terra di Firenze, senza ombra di dubbio, lo dico a Fiorentino, che è particolarmente orgoglioso, come per voi a Cosenza, certamente non sarà Catanzaro, la nostra terra. Ma per un ebreo, la nostra terra è la terra promessa, qualcosa di più, perché a noi la terra non ce l'ha promessa nessuno, in realtà, ma l'ebreo è la promessa di Dio. Dunque è la terra benedetta da Dio nella quale siamo entrati dopo il cammino dell'Esodo. Allora l'amore di Dio non è solo sullo sfondo della creazione, ma è anche sullo sfondo dell'intera storia di Israele. Il cantico è altamente simbolico, non è allegorico, è scarso di luce. È tutto un gioco di simboli, la creazione, la nostra terra, su questo sfondo che la coppia sia. La donna poi è paragonata a una colomba che sta nelle fessure delle rocce. Quando andrete o se siete stati nei guadi, nei torrenti del deserto del Negev, straordinari, vedete che sono molto attivi e le pareti nidificano le colombe, non i falchi o le api da quelle parti, ma le colombe, che sono animali più gentili, più carini da vedere, perlomeno da vedere. E la donna è paragonata a una colomba che sta nascosta, che deve mostrare il suo volto. Dunque c'è un gioco tipico dell'amore tra inaccessibilità e svelamento. L'amore è il rispetto dell'alterità altrui. Dunque lei è nascosta nelle fessure delle rocce. Non pretendere di tirarla fuori apposta. Cioè l'amore non può essere forzato. Non può costringere l'altro ad amarmi. Tu mi devi amare, non funziona così. Deve aspettare e rispettare la sua verità, ma allo stesso tempo mostra il dolore, cioè è un gioco di cercare e trovare. Questa espressione mostra il dolore ha una enorme risonanza biblica, è la stessa.
grazie che dice Mosè a Dio, mostra il tuo volto. E Dio gli dice, nessuno può vedere il mio volto, vedete il volto di Mosè, e nasconde Mosè in una roccia. Questa frase è di un'enorme arditezza da parte del poeta, perché paragona la donna a Dio. È come se vedendo il volto di lei avessi una teofania, cioè vedessi il volto di Dio. Questo è incredibile. In altre parole, nell'amore che ho per l'altra o per l'altro, scopro un riflesso del volto di Dio. Il che, detto da cattolici, non dovrebbe sorprenderci tanto, perché mi sembra che il matrimonio sia ancora un sacramento, mi pareva che erano le sette, se è un sacramento, beh, è un segno dell'amore di Dio, dunque vedo veramente il volto di Dio nell'altra e nell'altro. Mostrami il tuo volto, la voce dolce, il tuo volto incantevole. A questo punto lui ha smesso di parlare, non parla più in questa sezione, inizia di nuovo. Che poi tra l'altro
ha un senso ancora più profondo, perché è una variante della formula dell'alleanza. Io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, applicata alla relazione di coppia, sulla base dell'idea che la coppia, già nell'Antico Testamento, è segue dell'amore di Dio per il suo popolo. Dunque, l'uomo e la donna che si danno l'uno all'altra diventano il segno di un amore di un Dio che si dà per il, al suo popolo e vuole essere ricambiato. Oltre a questo c'è anche il fatto che questa frase è un po' il completamento di quella che l'uomo dice nella Genesi. Questo non lo dico io, lo scriveva Giovanni Paolo II quando commentò questo testo nel lontano 1984. Io me lo ricordo perché stavo finendo teologia, queste cose ce le facevano leggere al corso sapienziale, perché rimangono impresse. E il Papa notava, Giovanni Paolo II, che questa frase della donna completa qualcosa che manca in Genesi 2, la creazione dell'uomo e della donna, ricordate? In Genesi 2 la donna non apre bocca, parla solo l'uomo, questa volta osso delle mie ossa, carne della mia carne. La donna? Il Papa dice, la donna risponde nel Cantico dei Cantici, che ha uno sfondo genesiaco, come sfondo alla Genesi, ma al femminile, e quindi completa il grido dell'uomo con il grido della donna. Il mio diletto e te, io sono per lui. Ci potrebbe essere ancora di più su questa frase, perché il mio diletto, se lo leggete in ebraico, dot, dodi, è scritto con le stesse consonanti del re Davide, David, si scrive uguale, cambia solo le vocali. È un gioco di parole anche quello. C'è un'allusione al re Davide e a tutta la sua storia. Dietro la vita dei due c'è il filigrana di tutta la storia di Israele. C'è tutto un gioco di simboli che il poeta compone. Il mio diletto, dice la donna, pascola tra fiori di loto. Cosa c'entrano questi fiori di loto? Beh, il loto viene dall'Egitto, in Israele non c'è, è una pianta che nasce sull'acqua, in Israele non sanno neanche da che parte si produce, quindi è un tema egiziano. E in Egitto il loto appare sempre in contesti funerari, come segno di vita dopo la morte. Quindi già dietro c'è un eco di un amore che dà vita, di un amore che travalica la morte, usando un'immagine presa a prestito dall'Egitto. Pascola tra i fiori di loto. Fiori di loto è il corpo della donna, dunque il fare l'amore, detto in maniera proprio banale, il vivere la sessualità è sentito come un trovare vita, un travalicare il muro della morte attraverso questo simbolo del fiore di loto. Pascolare un campo meraviglioso dove nasce la vita. E l'amato continua, l'amata continua e invita il suo amato a venire da lei, volgiti, prima che muoia il giorno, prima che cali la sera, cioè vuole passare la notte insieme con l'amato. E di nuovo ritorna l'immagine della gazzella e del cerbiatto, dice il testo, su montagne divise. Questo è uno dei punti su cui gli interpreti del cantico inciampano, perché per quanto si provi a scavare nel testo, queste montagne divise restano sempre un po' enigmatiche. Il testo potrebbe indicare una località, in ebraico c'è una parola sola, Beter, che potrebbe essere un posto che noi non conosciamo, che c'era, però non sappiamo. Qualcun altro pensa, nelle versioni antiche, ai monti odorosi, quindi a una parte del corpo profumata della donna. Altri, io sono un po' su questa linea perché il testo parla di sessualità in maniera anche abbastanza esplicita, pensano al corpo stesso della donna, in particolare ai semi della donna, i monti divisi. E dunque, che poi ritornano nel capitolo 7, nel capitolo 6, più volte. Altri pensano ancora, le due cose non si escludono, al fatto che questa parola si trova in un testo di Abramo,
Genesi 15, forse ricorderete quando Abramo divide gli animali e Dio passa in mezzo facendo l'alleanza con Abramo. Si trova questa parola Eter in questo contesto, la divisione degli animali. Beh, in questo caso i monti sarebbero i monti dove Dio ha fatto il suo patto, sarebbe un'allusione al patto con Abramo, tutto un gioco che secondo me il poeta fa apposta per farci pensare o per far pensare il breve del tempo e far vedere con il testo molto più ricco di quanto non sembri. E poi il canto notturno che inizia da qua e comprende i primi versetti del capitolo 3. Sul mio letto nella notte ho cercato l'amor della mia vita, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Qui appare questo gioco, cercare, non trovare. E poi amor della mia vita, ripetuto 4 volte, il tutto su uno sfondo notturno. Notate, due sono a letto insieme, ma non è detto che sono sposati. Quando io studiavo il cantico, correva il 1982, questo mi mette un po' di pensiero, perché sono passati 40 anni, il mio professore, Monsignor Valerio Mannucci, che i seminaristi conoscono di fama, perché studiano sui suoi libri ancora, pubblicò in quell'anno il primo commento in italiano al Cantico dei Cantici, che leggeva il cantico per quello che era, cioè un testo di amore umano, e lo intitolò Sinfonia dell'amore responsabile. E già allora osservavamo, sponsale, sei sicuro? Perché non è mica detto che i due fossero sposati, è una deduzione che facciamo noi. È vero che più avanti la chiama sorella mia sposa, però è discussa questa questione. Tant'è che i lettori antichi, anche per questo lo allegorizzavano, perché così diventavano Dio e la Madonna, tutto si risolveva in maniera tranquilla, oppure Dio e la suora, mentre viene da dire il perdono delle suore quando sento questo testo letto nelle professioni religiose, delle vergini. Se c'è una che vergine non è, la donna del carcere. Questo è strassicuro. Fosse una suora che non già qualche altra cosa, perché mi metterebbe pensiero questo testo in quel contesto. Tanto pesa su di noi questo modo di ragionare. E tenete presente che nell'antico Israele, lo dico per chi non lo sa, non è come da noi, il matrimonio si faceva in 3 tappe. C'era il fidanzamento preliminare che facevano i genitori, poi c'era il fidanzamento ufficiale e poi c'era il matrimonio vero e proprio. Nella seconda fase i rapporti sessuali erano perlomeno tollerati. Quindi l'unica condizione, dicevano i rabbini, che se tu la metti incinta poi non puoi annullare, perché sennò fai il furbetto da un maschietto di tempo, ma erano molto più aperti di quanto si potrebbe pensare. Quindi cantico si trova in un contesto che non è quello successivo, in cui tutto è proibito e niente è permesso. Qui la situazione è un pochino più fluida. Comunque i due sono a letto insieme, questo è poco massimo. E lei si sveglia e non lo trova, e lo va a cercare. È un luogo comune nella poesia d'amore, cercare l'amato e non trovarlo, e non trovarlo. Ora però, questa coppia di verbi cercare e trovare, se voi leggete i profeti, Osea per esempio, Osea 2, che è un testo famoso, quello del Dio che ama Israele, che nel frattempo si è costituito, cercare e trovare, nei testi profetici, sono applicati al Dio che cerca il suo popolo, ma non lo trova. Quindi la donna che cerca l'uomo non lo trova, si rovescia la situazione, ma sono sempre verbi di alta categoria che rimandano a cercare e trovare tra l'uomo e Dio. Dunque c'è un'analogia tra la ricerca dell'amato e la ricerca di Dio. Il cantico di nuovo gioca su questo doppio registro. E anticipo è un tema che ritornerà in un testo del Nuovo Testamento che sicuramente riprende queste tematiche dal cantico. Avete tutti in mente il penultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, la scena straordinaria di Maria di Magdala
che cerca Gesù ma non lo trova, e quando lo trova non lo riconosce, e quando lo trova non vorrebbe più lasciarlo andare, ma Gesù dice lasciami perché devo tornare al Padre. È un testo che ha in filigrana il Cantico dei Cantici, e non deve stupire perché tutto il Vangelo di Giovanni ha questo sfondo di Gesù sposo, fin dalle nozze di Cana, per non parlare della Samaritana, c'è questa visione che il Vangelo di Giovanni riprende dal Cantico. Ma tornando al Cantico, questa volta i due non sono più in campagna, sono in città, e lei va per la città a cercare l'amato. Ora, le città di allora non sono più quelle di adesso. Quelle di adesso non so a Cosenza, ma di notte si può uscire. Io spero che se faccio fare una bella passeggiata in Corso Mazzini a mezzanotte non dovrebbe succedere niente di particolare. A Roma sì, dipende dai posti. Nelle città moderne si esce la notte, in quelle antiche no. Quando arriva il tramonto tutti chiusi in casa. Una donna poi non può uscire, esce solo un tipo di donna, la prostituta, fine. Tant'è che al capitolo 5 le guardie la prendono con una prostituta e la riempiono di botte, perché cosa ci fa una donna la sera da sola? Ma lei non ha paura e esce nonostante tutto a cercare l'amore della sua vita, e la trova alle sentinelle. Le sentinelle del Cantico rappresentano la forza maschile che si oppone all'amore della donna. È la potenza del maschio che dice alla donna: che ci fai qui? Tu non dovresti essere qui. E la donna risponde: avete visto l'amore della mia vita? Dunque l'amore più forte delle costrizioni esteriori, anche delle convenzioni sociali, come rappresentano qui le sentinelle nella città. E quando lei lo trova, appena mollate le sentinelle, non lo lascia più. Lo stretto forte non lo lascerò, finché non lo abbia introdotto in casa di mia madre, nella stanza nuziale di colei che mi ha concepito. Forse si fa riferimento al fatto che in Genesi 24, le nozze di Isacco, qualcuno mente il testo, la prima notte nuziale veniva simbolicamente consumata nella camera materna. C'è una ragione, è un ritrovare le radici della coppia, andare a cercare la radice dell'amore che è quella dei propri genitori, cioè capire che se io sono al mondo è perché c'è stato qualcuno che mi ha messo al mondo e ritorno a quell'atto d'amore da cui io sono nato. Quindi c'è un legame anche all'indietro. Nel Cantico, stranamente, lei non nomina mai il padre, nomina la madre, ma il padre no. Questo è inusuale, perché nella Bibbia di solito si fa il contrario. Casomai si nomina il padre, ma non la madre. È difficile spiegare questo. Sentirete poi l'ultimo incontro che arriva alla base, il suo commento, come sapete, è un bel mattone di 269 pagine, spiega che probabilmente è per una voluta critica all'autorità patriarcale del tempo. La donna dunque lascia perdere il padre e dà retta alla madre. Ma perché? Perché a quell'epoca si faceva il contrario. Potrebbe essere questa una delle ragioni. Non entro in queste questioni. E il testo che abbiamo commentato si chiude con un invito rivolto alle figlie di Gerusalemme, che sarebbero le amiche della donna. Dietro al Cantico ci sono due gruppi di figure, gli amici di lui e gli amici di lei, che ogni tanto appaiono come controcanto, un po' come il nostro coro che interviene e ti dà degli inserti musicali in cui il coro dice qualcosa su quello che sta accadendo, così le figlie di Gerusalemme e gli amici di lui. E lei le prega, queste figlie di Gerusalemme, le prega, dice il testo, per le gazzelle e per le cerve dei campi. Questo è un testo assolutamente straordinario. Perché per le gazzelle e per le cerve dei campi? Tra l'altro lui è stato paragonato a una gazzella maschile, un cervo, qui si parla del femminile, le gazzelle e le cerve.
qualche commentatore dice perché l'iconografia orientale era un simbolo di Asherah, Astarte, Ishtar, la dea dell'amore, ma qui non c'entra nulla la dea dell'amore nel Cantico dei Cantici, tutto a un tratto appare la dea dell'amore, non è questa la ragione, poi siamo nel terzo secolo, queste cose ormai erano superate. Qui bisogna leggere il testo in ebraico, perché le gazzelle e le cervi dei campi sono Tsevaot, le gazzelle, e Ayalot Asareh, le cervi. Tsevaot, che ha fatto due giorni d'ebraico, mi viene subito in mente Adonai Tsevaot, il signore degli eserciti. E Ayalot Asareh, El Elim Ashaddai, il Dio onnipotente di Abramo, è un gioco di parole, per le gazzelle e per le scelte dei campi, cioè per il Signore degli eserciti e per il Dio di Abramo. È un giochetto che il poeta fa e presume che tu lo riconosca. Dunque la donna guarda la natura, guarda le gazzelle, guarda le scelte, queste mi fanno pensare al Dio di Israele che mi ha dato questo amato, questo diletto da amare. Però l'invito è strano, con questo finisco anch'io, non svegliate, non destate dal sonno l'amore finché non lo desideri. L'amore non è l'amato, è l'amore personificato, Ahava in ebraico. Se siete mai stati in Israele, forse siete stati sul Mar Morto. Se siete stati sul Mar Morto sarete stati al Qumran, di sicuro. E lì si vedono i prodotti del Mar Morto. Dicete, c'entrano i prodotti del Mar Morto? C'entrano perché una fabbrica unica che vi fa per tutto l'estero Israele si chiama Ahava, amore. La stessa parola in ebraico moderno, se l'avete mai comprati, avete comprato il Cantico dei Cantici senza saperlo. Dunque, l'amore. L'amore con la maiuscola. Dunque, non svegliate lui, ma non svegliate l'amore. L'amore personificato non è ancora Dio come nel Nuovo Testamento, prima lettera di Giovanni, Dio e amore, ma ci siamo ormai vicini. È un'allusione a un amore più grande che è quello di Dio. E dunque l'amore non va svegliato finché non lo desidera, perché San Bernardo nel suo commento al Cantico, pur allegorizzando, commentava questo passo dicendo che l'amore è legge a se stesso. Dunque l'amore non ha altre leggi se non l'amore stesso, dunque non svegliatelo finché lui non voglia. L'amore non vuole costrizioni, non vuole leggi esteriori che lo leggono, perché se uno ama ha già fatto quello che deve fare, e quindi non lo toccate. E poi c'è un altro senso, non svegliate l'amore, cioè lasciateci vivere questo sogno tra noi due. Il discorso è rivolto a quelli che vorrebbero razionalizzare o istituzionalizzare tutto. Lasciateci vivere questo momento d'amore, io e lei, devo dire lasciateci sognare, è bello, non ci svegliate, lasciateci così. Non pretendete di mettere troppa bocca in questo amore. E così l'amore troverà il suo trionfo, quando verrà rispettato nella sua essenza, a costo di sembrare un po' folli, come la donna che va di notte a cercare l'amato senza trovarlo. E di nuovo l'eco di Maria di Magdala, così torniamo al titolo, trovare un senso per uscire dalla desolazione. Cercare l'amore significa cercare una persona, che per la donna nel Cantico è l'amato, per Maria di Magdala è il maestro, cioè cercare Dio. E quando lo trovi ti senti dire, donna, perché piangi? Chi cerchi? E allora smetti di piangere e capisci che quella ricerca ha trovato il suo compimento, e questo compimento non è più una persona e basta, ma è l'amore personificato che è Dio stesso.
Fratelli e sorelle carissimi, supplichiamo Dio Onnipotente perché attraverso la sua parola sia rinnovato e rinforzato il nostro cammino verso la santità. Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore. Perché possiamo accogliere con docilità la parola di Cristo tuo Figlio, preghiamo. Per tutti i battezzati, perché siano premurosi custodi e annunciatori della parola che salva, nel cammino verso l'unità che solo tu puoi dare, preghiamo. Per quanti rifiutano di ascoltare la parola di Dio, perché la grazia divina li convinca della sua capacità di ridare speranza, preghiamo. Per noi che ci ritroviamo per ascoltare la divina parola, perché la accogliamo con gioia e ne ricaviamo i benefici, preghiamo. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Signore Gesù, che hai detto: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, rendici come te, disposti ad accogliere il germe della parola sparso nelle nostre esistenze. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate camminare nella via dei suoi precetti. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché diventiate coeredi della città eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Thank you.
parola a Don Luca per averci condotto a metà del nostro cammino sul Cantico dei Cantici, ma un grandissimo grazie lo rivolgiamo al coro Porta Fidei della parrocchia Santa Maria delle Grazie, monastero di San Giovanni in Fiore, che è adesso avvieremo il nostro momento di adorazione eucaristica fino alle 8.30 del mattino nella nostra cappella, e alle 8.30 celebreremo le lodi. Chi vuole questa notte, domani mattina, può partecipare. Poi avremo 14 giorni di tempo per cogliere quelli che sono un po' le consegne che ci ha donato Don Luca, metterle davanti al Signore in preghiera e condividerle insieme su una piattaforma online, come la scorsa volta, per condividere un po' quello che questa serata ha prodotto in noi. E infine vi ricordo che il prossimo appuntamento, il quarto, sarà il 14 marzo alle ore 8.30, sempre qui, con un altro membro del Collegio Docenti della Gregoriana, Stella Morra. Grazie e buona serata.